Sappiamo che oggi è un mondo in cui sempre più ci troviamo a dover gestire questi pazienti anziani con problemi assolutamente particolari, dobbiamo avere delle competenze specifiche, dobbiamo creare dei piani di assistenza che siano personalizzati quanto più possibile, e questo possiamo riuscire a farlo attraverso anche discussioni come quelle che portiamo avanti stamattina. L'invecchiamento della società occidentale è stato lo spunto di partenza del workshop dal titolo La chirurgia di elezione nel paziente anziano al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo, una giornata scientifica per affrontare tutte le problematiche tipiche della gestione di un paziente in età avanzata, mettendo assieme medici internisti, anestesisti e chirurghi per dare così una panoramica il più ampia e completa possibile dell'argomento trattato. Perché solo mettendo insieme l'internista, il geriatra, il chirurgo, l'anestesista, solo trovando appunto questi spazi di discussione possiamo individuare poi degli obiettivi precisi e possiamo dare le risposte migliori a questi nostri pazienti così complessi e così fragili. Il ruolo dell'internista appunto è quello di cogestire non soltanto in termini di consulenza ma in termini di stretta collaborazione, di cogestire questi pazienti che devono essere che saranno affidati al chirurgo, ma che dovranno essere appunto valutati e gestiti nel tutto il percorso dal punto di vista medico in relazione appunto alla spesso coesistenza di queste patologie che riguardano l'aspetto internistico. Tanti medici presenti e anche un architetto, perché? Allora, perché siamo convinti che l'architettura sia uno strumento di cura, cioè che creare attorno al paziente una situazione, un ambiente che in un modo o nell'altro non sia solo dedicato al benessere e quindi a quelli che sono gli aspetti più tecnici dell'ambiente, quindi il controllo della temperatura, dell'umidità, eccetera, eccetera, ma un ambiente che lo faccia sentire a casa e quindi la possibilità di trovarsi in un ambiente che non è indifferente a quelle che sono le tue esigenze, a quelli che sono i tuoi problemi, le tue problematiche, ti può servire a creare un miglioramento della cura fornendo questo tipo di contributo all'esperienza del paziente all'interno di un centro di cura.